La scelta è fatta, il tunnel di San Girolamo fra Chiuso e il Pascolo sarà realizzato sulla base del tracciato già deciso in passato. Fra le tre ipotesi sul tavolo, il commissario del governo per le opere olimpiche, Luigi Valerio Sant'Andrea, ha optato non solo per la continuità ma anche per la soluzione più economica, anche se ora il secondo tratto della nuova Lecco-Bergamo costa 230 milioni di euro. È una buona notizia perché vuol dire che finalmente questa opera parte dopo tanti anni di stallo. La scelta operata dal commissario Sant'Andrea credo che sia riconducibile anche a una dimensione economica, cioè delle tre alternative progettuali, quella che aveva copertura totale, e questo è un buon segno, vuol dire che come inizia potrà essere conclusa. Ricalca in grandissima parte il tracciato originario, quindi minimizza l'impatto in superficie per espropri o per interferenze con altre proprietà. Lato Lecco, abbiamo da ridefinire dove sarà lo stoccaggio degli materiali da scavo, perché non possiamo certo metterlo fuori dai campi d'Albione come da loro proposta, ma ci sarà un anno e mezzo di progettazione esecutiva in cui ANAS avrà modo di interloquire su questi temi. Poi ci sarà la gara per l'aggiudicazione dell'opera, quindi il cantiere vero e proprio partirà tra 2 anni e durerà, la stima è tra i 4 e i 5 anni, lo sapremo solo a valle della progettazione esecutiva, quindi vuol dire da qui 7 anni. Le Olimpiadi tra 7 anni saranno già passate e di conseguenza le infrastrutture che al momento sorreggeranno Milano Cortina 2026 sono quelle attuali, quindi una 36 potenziata, una Lecco-Bergamo che ancora è una provinciale così frammentaria, ma nel frattempo arriveranno tutti i rinnovi degli svincoli, il potenziamento della Giussano-Civate, il quarto ponte che come sapete è in dirittura d'arrivo, quindi diciamo l'asse del 36 verrà potenziato, purtroppo a quanto ne sappiamo ovviamente ad oggi, non ancora tutte le altre misure. Comunque è una buona notizia che almeno questo tema venga risolto.